Al centro della Sardegna, tra verdi boschi collinari, affacciato sulle sconfinate acque del lago Omodeo, sorge Sorradile, piccolo borgo di circa 400 anime. La pietra rossa, la Trachite, è la silenziosa ma eloquente protagonista indiscussa delle vie, delle case e dei principali monumenti di questo luogo incantato. Millenni di archeologia e storia recano questa impronta rossa che si lega alla cultura e alle tradizioni locali, come quella culinaria. Sakena in Corte Iosso e Corte Susu, evento che si rinnova ogni anno durante il periodo estivo tra le vie del paese, rappresenta un importante esempio di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agroalimentare. La comunità intera si riunisce insieme ad amici e parenti per vivere momenti conviviali e gustare antichi sapori, quelli delle ricette della tradizione, dei prodotti a chilometro zero, degli ingredienti semplici e stagionali, piatti preparati dalle mani sapienti delle massaie e di tutti gli abitanti del borgo, detentori di una ricchezza, quella gastronomica, che viene attentamente preservata come un autentico tesoro. Durante il 2018 Sakena in Corte Iosso e Corte Susu è stata inserita tra gli eventi realizzati nell'ambito della rassegna Tradizioni a cielo aperto, enogastronomia e sapori tra Lago Omodeo e Sinis, promossa dalla rete dei comuni di Sorradile, Ardauli, Bidoni, Narbolia, Sedilo e Ulatirso. Sakena Corte Susu Corte Iosso è un'antica tradizione che intende valorizzare attraverso il lavoro e la cultura millenaria delle tradizioni del Barigado e quindi di Sorradile, dei piatti autentici di questo territorio, dove vengono non solo messe in risalto cibo buono e autentico, ma soprattutto il lavoro di queste massaie che con passione per settimane lavorano per organizzare questa festa. Il paesaggio incontaminato e intimo della chiesa campestre di Santa Maria delle Grazie, in località Turrana, a Sorradile, ha ospitato il secondo degli appuntamenti della rassegna Tradizioni a cielo aperto, il convegno Agricoltura e Cibo. Esperti del settore come l'economista Ginevra Lombardi, Florence Hegal, esperta di sistemi alimentari sostenibili, Roberto Serra, chef del ristorante Sugarduleo di Abbasanta, hanno creato un importante momento di dibattito, arricchimento e sensibilizzazione riguardo a temi legati alla filiera corta, all'alimentazione sostenibile, alla salvaguardia e valorizzazione dei prodotti locali. Sono stati i balli, la musica tradizionale e il cibo buono e autentico del territorio, gli elementi cardine dell'accoglienza, della socializzazione e della convivialità, immancabili nella creazione di un indissolubile legame di comunità. Lo show cooking dello chef Gianfranco Massidda ha estasiato i presenti al terzo appuntamento, realizzato in mezzo al verde degli spazi di Isarenas Golf. Un tripudio di profumi, sapori e colori ha fatto da padrone durante una giornata dedicata interamente alla tradizione, non solo enogastronomica, ma anche musicale. Un filo rosso legato al passato che è proseguito con l'eleganza, interamente al femminile, del gruppo folk Serra Iliges di Sorradile. Il canto polifonico a tenore con le voci dei tenoresti Neoneli ha regalato all'evento un fascino arcaico in perfetta armonia con il paesaggio, ribadendo quel legame inscindibile tra cultura e natura che è alla base di questo antichissimo stile vocale. Nel centesimo anniversario dell'inizio dei lavori della diga sul Tirso, le rive del bacino artificiale del lago Omodeo hanno ospitato la giornata intitolata Racconti di cucina tra acqua e terra. I raggi del sole hanno illuminato i dialoghi degli ospiti presenti alla tavola rotonda.
il sindaco di Sorradile Pietro Arca e la giornalista Annalisa Bernardini hanno guidato il dibattito tra l'assessore regionale al turismo Barbara Argiolas, il presidente dell'ANCI Emiliano Deiana, l'enogastronomo Tommaso Sussarello e lo chef Gianfranco Massidda. L'ampio e suggestivo spazio all'aperto del ristorante Il Borgo sul Lago è stato teatro della kermesse gastronomica, dei piatti tipici e innovativi dei territori coinvolti. Comuni uniti in una rete, con l'obiettivo di valorizzare il territorio attraverso i prodotti agroalimentari autoctoni. Le visite guidate in battello sul lago Omodeo e al santuario nuragico di Somonte hanno permesso ai presenti di scoprire le ricchezze ambientali e archeologiche di un territorio che crede fortemente nelle sue potenzialità e si impegna per la valorizzazione e la promozione delle risorse locali.